Metti del buono nel tuo giorno di festa. Scegli le bomboniere solidali di trame africane, l'eleganza della pietra saponaria, la leggerezza delle perline, l'esplosione di colore dei tessuti, per trasformare il ricordo di un giorno in un aiuto per sempre. Bomboniere solidali al 100%, perché con noi il ricavato è interamente destinato ai progetti e con un solo gesto renderai felice tante persone, quelle a Teccare a cui verranno donate e i bambini di Maciaca che grazie a te potranno studiare e te stesso che hai reso un gesto qualunque, un atto d'amore. www.trameafricane.org. Cosa è il progetto che parte con Casapatti e cos'è Casapatti? Sì, Casapatti rappresenta la terza generazione di contadini. Mia moglie si è preso in carica l'orto che i miei suoceri facevano, hanno sempre fatto da una vita, e portiamo avanti quest'orto in modo ovviamente naturale. Ormai sono 5 anni. Avete fatto una condivisione, nel senso che questo progetto è un progetto di comunità, in realtà parte da qui ma si allarga anche ad altri contadini, ma che poi chiaramente arriva insomma in una confluisce in un'associazione. Sì, il classico gruppo di acquisto è nato anche un po' spontaneo, dove col passaparola famiglie che si conoscevano hanno affidato a mia moglie, ovviamente perché si è preparata, ovviamente l'esperienza che viene dai miei suoceri come coltivatori diretti da una vita, con la loro esperienza portano avanti quest'orto in modo ovviamente naturale. Come funziona? Nel senso che ci sono più contadini, cioè nel senso che come funziona la filiera, com'è la filiera che parte da qui, da questo orto? Ecco, noi abbiamo evitato di realizzare la classica cooperativa di contadini, ci mettiamo insieme e vediamo di vendere qualcosa. Noi praticamente abbiamo, oggi la tecnologia ci aiuta molto, abbiamo realizzato un nostro punto di riferimento online, un sito dove la nostra famiglia si interfaccia con noi a livello, con il nostro sito, e ovviamente condivide con noi quelli che sono i prodotti stagionali. Quindi in modo settimanale, con cadenza settimanale, in una cassetta assortita di prodotti di ortaggi e di frutta, ovviamente in base alla stagionalità, condivide con noi quelli che sono i prodotti che consumiamo anche noi a casa nostra. Ecco, chiaramente voi una condivisione, ma chiaramente voi fate incontri anche per divulgare questo stile di vita, insomma, anche momenti associativi, culturali. Bravo, ovviamente anche in questo caso è un'esperienza che portiamo avanti. Il gruppo, oltre a consumare questi prodotti, a portare avanti questo valore dell'orto bio, filiera corta, eccetera eccetera, della freschezza dei prodotti. I prodotti vengono raccolti di mattina alle 2, sono a casa delle famiglie che condividono con noi questo progetto. Per renderlo vivo, ovviamente organizziamo anche incontri. Come coltivate? Qual è la vostra, diciamo, quali colture e come coltivate il vostro orto? Sì, allora, le nostre colture, noi seguiamo la stagionalità dei prodotti, quindi primavera, estate, autunno, inverno. Allora, il metodo di coltivazione sono semplici e naturali, rispecchiando però un metodo di coltivazione del disciplinare del biologico. Usiamo come concime letame fresco e pallettizzato. Letame fresco, anche il letame deve essere certificato. E come prodotti, come trattamenti sono naturali. Quali sono in questo momento, insomma, della stagione le verdure che si trovano? Insomma, c'è una bella varietà. Sì, i prodotti sono vari. Adesso abbiamo molte verdure a foglie, bietola, spinaci, cicorietta, broccolo a foglie, i friarielli che sono tipici comunque del nostro territorio. E abbiamo altre varietà come il cavolfiore,
fiore, la verza, tutti i prodotti di stagione. È una bella soddisfazione fare agricoltura ecosostenibile di qualità e che fa bene. Certo, noi tutti i giorni io ricevo messaggi dalle nostre famiglie, dalle persone che vengono qui direttamente in azienda e ci ringraziano perché portiamo avanti questo progetto e loro ne hanno tanti benefici, soprattutto le persone che hanno problemi per l'alimentazione. È sicuramente una notizia che balza subito agli occhi quella di questa storia, una storia che dal lato umano, dei servizi che però danno un aiuto in una storia triste come quella che tra poco lei ci racconterà. Francesco Ventone, presidente STAC. Sì, buongiorno. Allora, questa è la storia del signor Angelo, 61enne scafarese, che qualche anno fa, a seguito della malattia della moglie malata di cancro, accede a un finanziamento per circa 30.000 euro per far fronte alle cure della moglie. Anche se purtroppo queste diciamo, non ha avuto un buon fine, perché poi dopo qualche mese la signora è deceduta all'età di 55 anni. Lui si ritrova da un giorno all'altro con innanzitutto una situazione a dover gestire da solo la famiglia, altre situazioni debitorie, tra cui questa finanziaria. Questa finanziaria che lui riesce a pagare fino a coprire circa 10.000 euro. Dopo, poi, preso da questa situazione, anche nel gestire i due figli, uno uno studente universitario e l'altro disoccupato, pagando anche l'affitto di casa, si trova in difficoltà e si trova un giorno recapitarsi un decreto ingiuntivo da parte della finanziaria. Si reca da noi appunto perché la richiesta era di circa 20.000 euro. Noi facciamo esaminare alla nostra consulente, la dottoressa Marisei, ho menzionato con lo sportello, il contratto, dal quale si evincono dei tassi di usura. Quindi in realtà erano stati applicati dei tassi fuori norma da questa finanziaria? Sì, dei tassi extra legali per circa 10.000 euro. L'anno parliamo del 2016. Okay. Quindi a seguito di questo decreto ingiuntivo e con il supporto della perizia, con l'avvocato Vitaglione, sempre convenzionato con il nostro sportello, facciamo presente al giudice di questa anomalia del contrattuale e il giudice ci dà la possibilità di trovare un accordo con la finanziaria. La finanziaria accetta questo accordo e quindi alla fine restituisce solo 10.000 euro a fronte di 20. E questo... Quindi una storia a lieto fine che diciamo aiuta chi veramente è in una condizione disagiata, ma come effettivamente si può essere attenti a non cadere in queste situazioni? Ci si può fidare ancora delle classiche finanziarie? Allora, il discorso è questo. Oggi ci indebitiamo sempre di più perché cerchiamo di risolvere i vecchi debiti accedendo a nuovi finanziamenti, quindi indebitarci ancora di più. Questo non è la soluzione ideale per risolvere i problemi, ma sarebbe meglio in effetti vedere di trovare un accordo con l'eventuale finanziaria o banca che sia, al fine di trovare un accordo per poter rientrare per una riduzione della rata, perché inoltre ci sono anche leggi che tutelano, come la legge del sovrindebitamento, la legge 3 del 2012, che aiuta queste persone sovraindebitate
ad uscirne fuori e quindi ricominciare una nuova vita senza questi grossi debiti. Questa iniziativa nasce per far in qualche modo incontrare i giovani con le grandi domande. Diceva il Cardinal Martini che non è importante essere credenti o non credenti, almeno in prima battuta, ma la discriminante è tra pensanti e non pensanti. Ecco, allora l'iniziativa vuole mettere in contatto soprattutto i giovani con i grandi pensatori del patrimonio cristiano, Agostino, Pascal, Bonhoeffer e poi Etty Hillesum, e cercare attraverso il pensiero di questi grandi personaggi della storia cristiana, ma io direi della storia dell'Occidente, cercare di smuovere le grandi domande che ciascuno si porta dentro. C'è un gran bisogno di pensare, c'è un gran bisogno di senso critico e si cerca nel nostro piccolo di attivare, diciamo così, la riflessione dei giovani, facendoli riscoprire valori, pensieri e riflessioni del nostro patrimonio culturale. Noi ci vediamo l'ultimo lunedì del mese, fino a marzo, e alle 20:30 presso la parrocchia San Francesco di Paola di Scafati. Gli incontri sono aperti a tutti, naturalmente in particolare i giovani sono, insomma, i primi destinatari, e ci si incontra leggendo insieme brani dei pensatori scelti, a partire da quattro verbi che inquadrano la serata. Per Sant'Agostino il verbo scelto è stato discernere, per Pascal il verbo scelto è riconoscere, e poi seguiranno altri verbi a partire dai quali si cerca di interrogare il pensiero di questo autore. Metti del buono nel tuo giorno di festa. Scegli le bomboniere solidali di Trame Africane, l'eleganza della pietra saponaria, la leggerezza delle perline, l'esplosione di colore dei tessuti, per trasformare il ricordo di un giorno in un aiuto per sempre. Bomboniere solidali al 100%, perché con noi il ricavato è interamente destinato ai progetti e con un solo gesto renderai felice tante persone, quelle a te care a cui verranno donate e i bambini di Maciaca che grazie a te potranno studiare e te stesso che hai reso un gesto qualunque, un atto d'amore. www.trameafricane.com